Prende il via dal 1 gennaio il percorso podistico permanente a Sarcedo di chilometri 8 e 12. Il percorso è suddiviso su tre tracciati, 8, 12 e prossimamente ci saranno anche i 21 chilometri. È un modo per riscoprire il nostro territorio, anche con i comuni affini, e andremo appunto a agevolare l'attività sportiva e quel turismo, microturismo che c'è già nelle nostre zone, insomma, per agevolarlo e avvantaggiarlo. Quando partirà il tutto? Il 1 di gennaio. Inizieremo appunto con questa nuova esperienza nei tre territori, Sarcedo, Zugliano e Montecchio. Abbiamo colto subito l'idea di fare questo percorso permanente, che coinvolge anche una parte del nostro territorio, tra l'altro tutto in sicurezza perché sfruttiamo quella che è la nostra pista ciclabile. E abbiamo sposato questa iniziativa che è venuta dalle comuni di Sarcedo, Montecchio e Zugliano, perché credo questa sia un'ottima promozione del nostro territorio. Con i vari percorsi vengono proprio toccati punti cruciali dei tre paesi. Quello che ci auguriamo è che questa iniziativa possa espandersi anche nel resto del territorio di Piedemontana Vicentina, come Thiene, Zanelle, Bregonze, Caltrano, Chiuppano, dove esistono già dei territori permanenti pedonali che aspettano solo l'inserimento con fare proprio un grande circuito della pedemontana vicentina, e questo proprio è stato sposato per che sia un inizio, un input di tutto ciò, perché poi comunque come pedemontana, come promozione del territorio, vogliamo che accanto a queste iniziative lodevoli ci sia anche proprio un incremento dell'attività ricettiva e del lavoro in se stesso. I ringraziamenti sono per il gruppo podisti Il Sorriso di Sarcedo, che è stato il promotore appunto di questo progetto, ci ha creduto. Sono i volontari che ci mettono il tempo da dedicare appunto per la realizzazione di questi percorsi, che sono finanziati dal comune di Sarcedo e della Pedemontana V, e va a loro appunto il mio ringraziamento.